Sì, senza caffeina 2012 quest'anno prevede, come sempre, una serie di eventi pomeridiani e serali di rilievo nell'ambito della formazione teatrale, pedagogica e educativa. Quelli pomeridiani, più legati al teatro, forme ludico-didattiche di laboratori teatrali, di piccole performance fatte con i bambini, si alterneranno a quelle serali che sono veri e propri spettacoli teatrali. In alcune date, sempre a luglio, ci saranno anche delle presentazioni di libri, di letteratura per l'infanzia, fatti da autori che presenteranno il proprio libro sotto forma di performance. Quindi anche questi saranno veri e propri spettacoli serali. Quest'anno Caffeina si differenzia dagli altri anni per una serie di collaborazioni. Senza caffeina, una serie di collaborazioni che sono per esempio con l'associazione Abbio Viterbo, Bambino in Ospedale, poi con Nidi Insieme, l'associazione degli asili nido di Viterbo, poi con Eta Beta, gruppo di teatro integrato che farà uno spettacolo di teatro integrato il 5 a Piazza del Gesù. Tutte queste collaborazioni naturalmente hanno dato luogo anche a una serie di iniziative che si sposteranno dall'epicentro di Senza Caffeina, che è Piazza del Gesù, prima non l'ho detto, e si sposteranno per esempio presso l'ospedale di Viterbo, nel reparto di pediatria, dove per 4 giorni operatori teatrali e artisti faranno delle attività all'interno del reparto di pediatria dell'ospedale di Belcolle, grazie alla sinergia con Abbio, Associazione Bambini in Ospedale, e con il primario di pediatria, il dottor Palumbo. Abbiamo cercato quest'anno di fare con artisti e operatori locali e non, creare quindi una rete di rapporti utile a proseguire senza caffeina e a farla in qualche modo ingrandire a vantaggio della città, a vantaggio delle famiglie, eccetera. Questo ha creato anche un'altra iniziativa molto importante che è la chiusura di Senza Caffeina. La chiusura di Senza Caffeina sarà presentata una pubblicazione edita da Senza Caffeina, da Dinos, rivenditore Apple di Viterbo, e da Abbio, Associazione Bambini in Ospedale, una pubblicazione per bambini, per famiglie, che poi verrà venduta e l'intero incasso verrà devoluto appunto a questa associazione che si occupa dei bambini ospedalizzati. L'apertura di Caffeina, e qui concludo con la notizia più bella e più importante per una manifestazione come questa, l'apertura di Senza Caffeina verrà affidata, è stata affidata a Toni Capuozzo, grande giornalista, cronista di Canale 5, insomma abbastanza importante scrittore, che presenterà il suo libro Le guerre spiegate ai ragazzi. Questo per noi è un grande risultato, perché avremo anche noi l'ospite d'onore che aprirà la kermesse. Ciononostante, tutti gli altri appuntamenti accompagneranno i bambini dentro il magico mondo del teatro, del gioco e del divertimento.